una vittoria che abbiamo voluto fortemente, perché in settimana l'abbiamo preparata in un certo modo, sapevamo che per noi era uno scontro diretto da vincere a tutti i costi, e ci siamo riusciti, venendo appunto, come hai sottolineato, da questa sconfitta a mio modesto parere immeritata subita domenica scorsa. Però questo campionato è talmente equilibrato, talmente livellato, che ti puoi aspettare di tutto ogni settimana. Hai detto bene, il primo tempo è stato un po' più equilibrato, l'abbiamo sbloccata, e poi nel secondo tempo siamo stati bravi a chiuderla nel giro di 7-8 minuti. Salerno ha un giocatore importantissimo, per come io reputo che siano anche importantissimi tutti quanti. Loro lo sanno, noi lavoriamo in funzione di tutto ciò. È chiaro che Santo, bomber di razza, nato per fare gol, ce lo teniamo stretto e sfruttiamo tutte le sue caratteristiche. Ma guarda, quello che noi ci serve fare è cercare di fare più punti possibili e di vincerle tutte. Poi è chiaro che dall'altra parte abbiamo degli avversari, la Sant'Angiolese, che è una squadra che gioca bene a calcio, sono organizzati, sono da tanti anni insieme, quindi sicuramente sarà una partita difficile, una partita tosta, però noi, come ogni settimana, cerchiamo di preparare le partite in funzione di quello che viene, e cerchiamo ovviamente di ottenere il massimo. Poi si capisce, dall'altra parte ci stanno gli avversari, chi è più bravo la spunta e la porta a casa. È chiaro che andiamo sempre in campo noi per vincere tutte le partite, poi ci sono degli episodi che possono determinare o meno il risultato di una partita piuttosto che di un'altra.